partecipato alla realizzazione della pubblicazione, che è appunto l'Ordine degli Ingegneri, ed è qui presente il delegato, componente della giunta o comunque del Consiglio, l'ingegnere Marco Contrado, a cui do la parola per il saluto. Quindi prego. Ma un saluto velocissimo, grazie Marcello, tra l'altro ci unisce il nostro paese di origine, lo ringrazio anche per la passione che continua a dare con continuità e costanza, che arrivano anche l'altra collega, la consigliera dell'ordine, nell'attività che svolge, ma soprattutto grazie al professore Costantini. Noi abbiamo deciso nell'ultimo consiglio, negli ultimi consigli, di sostenere questa pubblicazione, che un po' l'abbiamo vissuto professore come un buon appello, nel senso che questa non è soltanto una documentazione fotografica o contenutistica su quelle che sono le parti, le momenti più belle del nostro centro storico, ma un buon appello a tutte quelle che sono, per quanto ci riguarda, io mi piace pensare alla rete delle professioni tecniche, no? Tutti quelli che lavorano in questo mondo, quindi l'ordine di ingegneri, l'ordine di architetti, ma anche i giovani. Siamo molto fissati su questa linea, quindi di fare rete, perché il nostro ruolo è determinante nel tutelare questa parte del patrimonio fondamentale, e mi sono permesso di leggere tutte le relazioni dei vari componenti, oltre quello del mio presidente, l'ingegnere Lanna, che oggi non può essere qui perché è fuori, ma anche quello della dottoressa, quindi compare sempre un termine, no? Nella relazione, che è quello del concetto di socialità, che è una componente fondamentale una componente che un po' si è per molti anni, forse un po' tutti abbiamo preso una direzione diversa, l'abbiamo persa, però forse è una delle documentazioni, uno dei lavori del professore, che forse è l'occasione giusta, anche con tutto quello che è il corso dei seminari di Identità Serentina Italia Nostra, per riflettere su questo. E quindi da parte nostra il nostro sostegno andava soprattutto e va soprattutto in questa direzione, e ancora grazie a voi che ritorno dall'altra parte ad ascoltare questi interventi. Grazie. Ci ha raggiunto il presidente del Collegio dei Geometri Laureati, il geometra Giratano, e quindi a lui il saluto. Mi fanno dipendere le piante perché. Vabbè. Scusa, che ho esitato le scale. Ma sono in forse difficoltà, non per le scale, che ho fatto. È un dramma lasciare la macchina provare. Bene, allora. Quindi lo farò dopo. Siccome sei arrivato puntuale era doveroso, diciamo, passarti la parola. No, per me è un momento sanguinario da chi sta qui. Bene, allora io direi. Diamo la parola alla sovrintendente, perché omaggiato comunque di un suo intervento nella pubblicazione, e quindi da questo punto di vista mi sembra che il suo intervento anche così di apertura, prima poi di affidare la parola all'autore, sia appropriato. Prego. E grazie naturalmente alla presenza. Buonasera. Sì, io sono architetto, quindi sono ovviamente. Più aperto, però
sono delle testimonianze di un passato che ogni tanto ricordarcelo è fondamentale per poter andare avanti. È un patrimonio diffuso, un patrimonio ricchissimo, un patrimonio che racconta tante storie, ma anche un patrimonio ricco proprio di valore, anche di attenzione per i particolari, i bottoni, della Augusta, sono cose bellissime, eppure un'edilizia abbastanza nuda, semplice, diciamo, nata non nella realtà contadina, magari, eppure con un autore, con un'attenzione che sono proprio della ricchezza di questo patrimonio. E questo è quello che io penso che bisognerebbe valorizzare, cioè valorizzare, dare il giusto peso, cioè bisognerebbe fare un salto di consapevolezza a quelle che sono le radici, a quelle che è la tradizione del territorio, che diventino invece la consapevolezza della preziosità di quello che sia, anche in tutto questo tessuto così minuto anche, no? Che poi è quello per cui il turista viene in Salento, per cui si ha tanta attenzione per questo territorio, e sono anche i colori, no? Ecco, e questo secondo me è il passaggio da fare adesso, cioè rendersi conto che tutto quello che c'è è veramente speciale, anche nell'edilizia, insomma, quella che era l'architettura cosiddetta minore, che poi minore non è mai, e speciale sia per la storia che raccontano, ma anche proprio per la altezza, per il livello di costruzione, per quello che per il tipo di società che si andava, di cui erano di cui sono testimoni. Tutto un insieme di cose che crea quello che è l'attrazione del territorio oggi. Quindi già per questo punto è importantissimo, in un periodo in cui invece si cercano numeri, si cercano i grandi amori, cosa che forse probabilmente non è detto che sia la strada giusta per queste categorie. E mi ha fatto riflettere su tutte quante queste cose. Con tanta anche nostalgia, perché purtroppo non faccio più questo mestiere, ne faccio un altro. Per cui io nella premessa non mi sono confrontata con l'autore, ma questo era quasi, diciamo, superfluo e scontato, è ovvio che, anzi, mi ha fatto molto piacere che sia stata chiesta una presenza della sovrintendenza in un volume del genere, anche che è un volume di lungo corso, ecco, diciamo così, proprio perché ci permette di vedere anche la tutela del territorio, cioè deve essere, sono tutte quante spunti che vengono fuori da questo volume, bisogna vedere le cose con tutti altri occhi, e quindi anche la tutela, che sia una tutela, io dico sempre, una tutela di crescita, una tutela di uso, perché deve utilizzare il uso per quei parametri dove la conoscenza è fondamentale, perché io se io conosco quello che il patrimonio, l'edificio sul quale opero, vado ad operare nel rispetto di quelli che sono i caratteri pecuniari, quindi anche l'essere piccolo monumento del territorio. E poi diciamo, lo ringrazio adesso per questa opera e bisognerebbe creare più occasioni di raccontare queste cose, anche quello che oggi, con gli occhi di oggi, no? Che si studia con gli occhi di oggi, e capire magari anche laddove alcune strade debbano essere modificate, tarate su quello che poi in definitiva è questo territorio. Quindi questa rivoluzione è un passaggio molto importante, e poi che abbiano sposato questa rivoluzione degli ordini professionali, perché è anche un segnale molto importante, perché anche è una l'autorevolezza tra virgolette culturale, no? Di chi poi lavora e opera, e quindi il fatto di comunque di mettere una aiutare un testo del genere vuol dire anche dare peso a quelle della conoscenza, la decisione per fare i progetti di restauro, l'approfondimento, cose che purtroppo oggi vanno sempre meno, è tutto fatto molto di corsa, molto poco approfondito. Invece la conoscenza, secondo me, è alla base di tutto, perché poi si possono intervenire per fare due cose. Uno, queste sono
fatta per essere vissuta. Quindi la tutela e la conservazione di questi, di tutti i caratteri peculiari, non può, diciamo, cristallizzare un uso e deve essere anche aggiornata a seconda di quelle che sono le esigenze moderne. Però è solo la conoscenza che ci permette di coniugare l'uso di oggi con il valore di testimonianza comunitaria. E per cui la conoscenza fa parte di queste analisi molto chiare, molto molto agili, la nostra intenzione è portare in giro il volume un po' nei paesi dove c'è la possibilità di promuovere iniziative come queste, per appunto rendere partecipi le comunità di questi, del patrimonio che hanno attraverso una conoscenza maggiore proprio in virtù di questi lavori, di questo studio. Quindi ci attiveremo in questa direzione. Quindi Presicce non potrà che essere un altro dei luoghi dove porteremo il libro, anche perché il presidente del Collegio dei Giovani di Presicce e alcune testimonianze sono qui riportate nel volume. A te la parola. Grazie Marcello, buonasera a tutti. Io saluto, mi scuso per essere della qualità, purtroppo no. Giustamente arrivavo da Presicce, quindi tornando da Bari in una situazione ottima. Saluto voi, i benvenuti, ma soprattutto il professore Costantini per la sua opera. Come collegio da anni stiamo facendo un'attività di produzione, abbiamo già pubblicato i tre libri. L'ultimo il 30 di luglio a Castro, stiamo facendo un'attività eccezionale, è la prima di una serie in cui andremo a rappresentare l'intera provincia, e un volume sarà dedicato essenzialmente alla città di Lecce, e rappresenteremo l'intera provincia su disegni, non su foto. La differenza tra i normali libri, che normali nel senso, per carità, c'è questa peculiarità diversa che tutti i monumenti, tutti qui ci saranno i disegni. Sì, gli edifici saranno tutti disegnati a mano da Piero Pascal, quindi quello che sarà un'opera molto importante che dura 4 anni, quindi è un'attività che abbiamo programmato per 4 anni, e quindi ci trova favorevole nel momento in cui Marcello ci ha investito in questa situazione, in questo libro. Non potevamo che dire di sì, abbiamo, l'ho detto in anticipo che avremmo accettato, oggi abbiamo fatto consiglio e quindi abbiamo deliberato l'acquisto di Centro Luglio, come pensare. Stiamo facendo un'altra pubblicazione, stiamo producendo un'altra pubblicazione sull'Obelisco di Comercio. Quindi stiamo cercando, per quello che stava la possibilità della cassa, di pubblicare un po' di libri, perché per noi rappresenta la storia che dobbiamo lasciare agli altri. Quindi senza questa cultura, senza questi uomini, questi professori, coloro i quali si applicano tanto, perché rimangono le testimonianze per le future generazioni, è, diciamo, è un momento molto importante che va certamente portato alla conoscenza di tutti. E sono felice perché tra l'altro ci sono alcune rappresentazioni di due nuovi di Presicce, uno era il mio progetto, quindi molto carino, mentre dell'altro sto facendo la ristrutturazione totale, quindi sono, lo farò avere anche ai diretti proprietari. E quindi niente, io ringrazio il professore Costantini per la sua opera, continui professore, perché senza noi continui, non si preoccupi, tenga conto che noi siamo a disposizione di tutti coloro i quali ci daranno questo onore di poterli favorire con il nostro piccolo contributo, perché credo che sia essenziale e importante il vostro operato, cosa che molto probabilmente noi, presi da tanti impegni, da attività professionali che ci coinvolgono quotidianamente, non riusciremo certamente a fare. Quindi grazie per l'attività che fate, grazie a Marcello che ci ha coinvolti. E io purtroppo dovrei rientrare tra massimo una mezz'oretta, poi va bene, poi mi scuso per il tempo. Grazie ancora. Sì. Sì. Adesso chiaramente diamo la parola al professore Costantini, che
illustrerà a grandi linee, diciamo, il tema, e evidentemente magari con qualche nota integrativa rispetto al volume, non lo so, perché poi il volume magari poteva pure essere riduttivo. Cioè, se ce l'hai uno in più, mi prendi no. Perché non potete... No, ma poi mi prendiamo. Certo. Beh, io sono un po'... Quindi la ringrazio proprio la professore Bertantini. Non mi soffermo sui ringraziamenti, e voglio invece mettere a punto il perché di questa pubblicazione, di questo lavoro. Questo lavoro che non è una ripetizione di quello fatto 40 anni fa, perché la prima edizione della Casa Accorte è del 1978. Come nasce l'interesse per questo aspetto particolare dell'architettura dell'edilizia salentina? Nasce precisamente nel 1962, molti anni fa. Nel 62 a Lecce, all'università, insegnava il professore Benito Spano, era un geografo che per primo si è interessato di territorio e di paesaggio del Salento. Il professore Novembre era piuttosto giovane, il professore Spano era il genero del professore Mori, e quindi, pur essendo un sardo, da un po' di anni stava nel Salento e studiava il territorio salentino. Ma lo studiava da geografo. Però i suoi appunti, le sue osservazioni erano talmente puntuali che stimolarono il mio interesse. Prima con i disegni, perché lui mi chiese allora di fare alcuni disegni e elaborarli, rielaborarli per quella pubblicazione che faceva per la collana del Colamonico, quella collana d'architettura rurale in Italia. Erano 30 volumi. Ed era architettura di Nara d'Otranto, quello l'aspetto che curava Benito Spano insieme a Bissanti, che era un altro giovane dell'Università di Bari. Bene, il fatto che stimolò il mio interesse fu una statistica che Benito Spano aveva fatto negli anni 60 a proposito del dialetto greco nella della regina. Lui aveva fatto questa osservazione. Negli anni 50, nei paesi della regia salentina, l'80% delle persone parlava il dialetto greco. Dopo 10 anni, soltanto il 50%. Quando io sono ritornato negli anni 70, il dialetto greco parlava appena il 10%, nell'arco di 30 anni. Cioè, che cosa voleva mettere in evidenza Benito Spano? Il fatto che nello spazio della corte, oltre ad esserci la socializzazione tra le famiglie, c'era anche la trasmissione della cultura. Cioè, qua all'interno della corte, che abitava il nonno, abitavano i figli, abitavano i nipoti, il nonno parlava il dialetto greco, i figli parlavano il dialetto greco, i nipoti imparavano il dialetto greco. Ma non imparavano il dialetto, imparavano anche la storia, quella storia minore, tra virgolette, che è però la storia del Salento. Tutte quelle cose che ha scritto il Cassone, tutto quello che hanno scritto studiosi della regina salentina, si riferiscono sempre all'ambiente della città. Cioè addirittura i canti, le poesie, sono ambientate nella corte. Quindi significa che la corte era il mondo del nostro paese, dei nostri paesi, ed è stato fino agli anni 50. Ora, quali sono state le ragioni? Questo è l'appello dopo 40 anni agli ordini dei geometri, degli ingegneri e soprattutto degli architetti. Io ho rifatto questo volume, che non è una copia, non è una riedizione, ho soltanto messo quei disegni. Perché io quei disegni li ho fatti negli anni 60 e di tutti quei disegni, di tutte quelle realtà, non ce n'è più nessuno. Cioè tutte quelle corti che io avevo disegnato a Martano, a Martignano, ma soprattutto a Otranto, nei centri più importanti, nei centri più grossi,
sì, la corte è scomparsa completamente. Per fortuna si è conservata le genti minori. Le genti minori sono di Martignano, di Sorrentino, Martano, per fortuna, hanno avuto la fortezza addirittura di tutelare le case a corte, hanno fatto un piano, un vincolo. Ricordo che negli anni 80 facevano un convegno con il compianto Cesare Sarno, venne anche un altro studioso da fuori e si parlava di case a corte. Il comune di Martano ha avuto la fortezza di vincolare. Non so quanto vinco sia veramente, però io ho visto, per esempio, nella via Padronerea, nella via Zacca, che sono le vie più importanti, alcune corti sono state restaurate anche con una certa dignità. Cosa voglio dire? Con il trasferimento e con lo smembramento delle famiglie dalla corte alle periferie, come è scomparso il dialetto greco, così sono scomparse anche le tradizioni. E non a caso, negli anni 60, 70, è proprio il periodo delle case popolari, delle case, dello svuotamento dei centri storici. Le famiglie più povere erano quelle che andavano a finire nelle case popolari, ma erano le famiglie portatrici di cultura, erano famiglie contadine. Perché è inutile dirlo, la casa buona è la casa del contadino, non è la casa dell'artigiano, come può essere la casa corte di Roma o di altri centri, anche di altri centri europei. La nostra casa corte è la casa del contadino, perché il nostro contadino non ha mai abitato in campagna. Voi per il periodo della pirateria, che sappiamo il ruolo delle masserie fortificate, voi per la malaria, e quindi il pericolo di stare in campagna. Poi perché la geografia del Salento agevolava la residenza del contadino del centro d'Italia. I paesi così vicini e così vicini alla campagna, quasi una continuità tra città e campagna, consentiva al contadino di allontanarsi la notte dalla campagna e vivere in paese, vivere in città. Quindi questo pendolarismo ha portato anche alla stabilizzazione di una tipologia edilizia che si è perpetuata per secoli. E il fatto che il contadino non sia rimasto in campagna, che non abbia avuto come casa la masseria, che nella masseria abitava soltanto il massaro, e quando c'era bisogno di ingaggiare la manodopera la ingaggiavano giornalmente, quindi il bracciante viveva sempre in paese. E allora ho voluto sottolineare anche questo aspetto: la casa a corte del bracciante e la casa a corte del piccolo proprietario dell'area. Cioè, è qui la differenza sostanziale di questa tipologia di edilizia. Nel senso che la casa a corte del bracciante è sempre una casa, una corte plurifamiliare, che siano discendenti dello stesso ceppo, molte volte è vero, e abbiamo un esempio eclatante, a Martano, nella via Padronerea, la corte grande, nel 1700 abbiamo 10 famiglie che hanno tutte lo stesso cognome, si chiamano tutte Sicuro. Perché? Perché probabilmente il primo nucleo, il nucleo originario che si è insediato nella corte, in quella cellula minima di 8 metri per 7, 5 per 7, che cosa ha fatto? Man mano lo smembramento del primo nucleo, e quindi la nascita del primo figlio, e poi del primo figlio ancora e dell'altro figlio, ha dato luogo ad una corte più grande. Cioè noi possiamo individuare la corte grande di Via Padronerea, la cellula primaria, che era quella dei primi, che si chiamavano Sicuro, probabilmente una cellula del 500, nel 700 troviamo che altre 9 famiglie si chiamano tutte Sicuro. Perché probabilmente, anzi sicuramente, per quel principio del disregamento della famiglia primitiva, voi sapete che per legge, per la legge del patriarcato, il primo figlio maschio sposato aveva il diritto di vivere nella casa del padre o accanto alla casa del padre. E noi troviamo, vediamo come era la cellula del padre, che è di 7 metri per 9. L'ampiezza di 9 metri che corrisponde alla larghezza del lotto. Il lotto minimo è 9 metri per 36. 9 metri per 36 è la metà dell'altus,
cioè di una misura di un modulo di epoca romana. Non è casuale. Questa suddivisione del territorio in lotti di 9x36 la troviamo a Mantano, a Martignano, a Schermadia, in quasi tutti i paesi della Regia Salentina. Quindi questa cellula di 9 metri per 5, per 6, per 6 di ampiezza, con l'ortale dietro e la porta avanti, è il tipo base, la cellula primaria. Quando il primo figlio maschio sposato si sposa, ha il diritto di farsi una casa accanto a quella del padre. A Capranica di Lecce abbiamo un esempio interessantissimo. 5 cellule madri e 5 cellule figlie, cioè 5 cellule di 7 per 9 e 5 cellule di 3,50 per 4. Che cosa significa? Che tutti i figli hanno avuto una casa più piccola, che l'hanno costruita nello spazio della corte, magari nello spazio piccolissimo di 3,50 per 4, che era soltanto il passaggio dalla corte davanti al giardino nero. Quindi il figlio è andato ad insediarsi accanto alla cellula primaria, a quella del padre, cosa che noi possiamo leggere benissimo in molte corti di Martano, e ci sono tipologie che io ho avuto la fortuna di estrapolare dagli accatastamenti negli anni 70, ho fatto tutta questa ricerca al cadastro e ho tirato fuori per Martano, insieme all'amico architetto Cazzato, quando facevo il libro sulla regia salentina, tirai fuori anche insieme al professor Novembre tutte queste planimetrie che ci davano l'idea di come si è sviluppata quella corte. E questa è la corte del bracciante. Quindi il nonno, il figlio, i nipoti, la corte che diventa non unifamiliare a plurifamiliare. E questa è la corte del bracciante, che è la corte che noi troviamo nei paesi più poveri, nei paesi della Regia Salentina, dove c'è un'agricoltura povera. Se voi passate da quelle campagne, da quei paesi, trovate soltanto pietra. Non è un caso se proprio in quelle aree è più diffusa la costruzione fruttiforme in pietra secca. Il rapporto tra casa corte del bracciante e costruzione in pietra secca, pagliaro, fulminetto, chicuro, è interessantissimo, perché noi troviamo i chicuri, i fulminieri, in quelle zone più povere dove più presente è stato il bracciante. Nei paesi invece dove il paesaggio è stato, la campagna è stata più ricca, per esempio nell'area della Pompa, qua intorno a Lecce o intorno a Copertino, le corti non sono più plurifamiliari, sono le corti del piccolo proprietario del terreno o del colono, cioè di quello che aveva un livello più alto, un livello economico più alto, pur legato alla campagna. E allora noi, per esempio, a San Pietro di Lama, a Lepre, a San Cesario, a Copertino, troviamo le corti unifamiliari che sono abitate da famiglie di piccoli proprietari del terreno, che non è la villa, non è il palazzo, è la casa del proprietario con tutti gli accessori che sono tipici della dimora rurale. A Sternadia addirittura qualcuno chiama la masseriola o la massalia anche la casa del paese, che però è di proprietà del contadino proprietario. Perché? Perché all'interno della corte non c'è soltanto la diversità, c'è anche il deposito, il magazzino, il cellario, il deposito del pagamento che è già dell'uva, il deposito dell'olio, la stalla. Quindi è una piccola masseria che si organizza all'interno del centro abitato, perché è di proprietà di una sola famiglia, anche se poi all'interno di questa corte ci può essere una successione, altri figli che abitano nella stessa corte. E lo abbiamo visto a San Pietro di Lama, a San Cesare, c'è la casa del proprietario originario, che è sempre una casa formata da un salone, dalla camera da letto, dalla cucina, eccetera, eccetera, al contrario della cellula primaria del contadino bracciante, che è sempre unicellulare, è sempre una stanza. La casa del bracciante è sempre formata da una sola stanza. A Maglie, nella corte Circolone, negli anni 80 c'erano 14 abitazioni unicellulari e in una di quelle abitazioni ci abitavano 8 persone, in una stanza di 8 per 7. Cioè la stanza di notte diventava tutto un letto. E questa era la realtà, per esempio, di via del Foggiaro a Verona. Via del Foggiaro dovrebbe essere
un esempio di archeologia che è stato distrutto, è rimasta una o due corte soltanto, ma la via del foggiato moderno era veramente un esempio, tant'è che sia per il Monoderno sia per lo Spano l'hanno pubblicato sulla rivista internazionale di Fotografia. Cioè era talmente importante, io la rilevai negli anni 60 quando insegnavo, 70 quando insegnavo a Vercole, ed era veramente una spettacolo, 50 corti affiancate l'una alle altre, tutte con abitazioni unicellulari, che avevano sul davanti la porta col granaio, con la stalla, e dietro porticello. Tutte le stanze erano di 7x5, a fianco avevano un passaggio per andare nell'ortale. In quello spazio è stata realizzata la casetta del primo figlio sposato. Beh, in un documento del 1700, che ne aveva passato il parroco di Vercole, c'era uno stato delle anime dove c'è descritto corte per corte il numero degli abitanti. Beh, in ogni corte ci abitavano, in ogni casa, in ogni abitazione, in ogni cellulare, ci abitavano tra le 7 e le 8 persone. Di 7 per 9 o di 5 per 7. Cioè questa è la realtà di questa tipologia. Io, senza offesa per l'archeologia, ma dico sempre, noi scaviamo e troviamo le case versatiche, le case romane, ma questa è archeologia. Cioè questo modo di vivere, che è stato fino agli anni 50, aveva bisogno di più attenzione. E più attenzione perché è importante quanto è importante un sito archeologico di epoca messaggio o di epoca romana. Cioè il Foggiano di Vercole, come la via Madonnerea, la via Zara di Martano, sono esempi, testimonianze di una città minore, la metto sempre a virgolette perché non è minore, per me è maggiore, perché è quella che ha fatto la storia. E allora il fatto di aver voluto rifare questa edizione dopo 40 anni è scaturita proprio da questa esigenza, da questa necessità. Ho visto che ritornando nei paesi, queste corti e questo modo di vivere la morte non si spiega. Allora questo mi rammaricava molto. Come mi rammarica molto il fatto che sto girando adesso per masserie ancora e ho visto che il 50% delle masserie che erano costruite da torre e culti sono diventati grandi agriturismi con tettoie, con piscine, con cose più assurde. Cioè abbiamo perduto la fisionomia del nostro paese naturale. Basta girare intorno a Cerrate per rendersi conto di come è stato stravolto il paesaggio mediante quella forma di recupero delle masserie, che è veramente un fatto scenico. Cioè aver mascherato le torri, aver costruito intorno alla torre di difesa o magari abbandonato la torre di difesa perché non si restaura, perché tanto non serve a nessuno, e aver fatto intorno una serie di abitazioni per fare l'agriturismo, per fare forse soltanto agriturismo, ma sono soltanto affittacamere, alberghi diffusi, alberghi di campagna. E allora questo veramente mi rammarica. Mi rammarica perché lei, ho visto che nei 50 anni di interesse per il paesaggio rurale e per l'architettura rurale, questo stravolgimento del paesaggio, che si è aggiunto alla disgrazia della Messinella, c'è veramente un dramma. E allora il dramma del paesaggio, il dramma dei centri storici minori, ditevi voi se lo intendete, se non è un dramma. Grazie. Diciamo che non a caso il tema di questa 20ª edizione di Identità Salentina è paesaggi, economia e tendenza per la rinascita dei luoghi, perché questi luoghi, un po', diciamo, così come li ha descritti giustamente il professore Costantini, sono diventati altro, diciamo che sono un po' morti, però diciamo siamo anche fiduciosi perché altrimenti non staremo qui. Pubblicare libri piuttosto che a parlare o a organizzare iniziative come quelle programmate per questa edizione di Identità Salentina, che non ricordo se è la terza o la quarta volta che si svolge anche a Lecce, perché la manifestazione che è nata a Parabita, però poi ogni edizione poi
ha coinvolto vari comuni della provincia e quindi quest'anno è toccato di nuovo a Lecce insieme all'Eura, non a caso, proprio per segnare un po' lo spazio, il territorio che poi ci vede tutti interessati e coinvolti, almeno nel territorio della provincia di Lecce. E questa edizione, consentitemi di così evidenziare questi aspetti, l'edizione di quest'anno ha avuto, ci pregiamo di poter aver avuto l'autorizzazione di utilizzare il logo dell'anno europeo del patrimonio culturale, che è un logo che viene la sovrintendente nel corrente, viene concesso non a qualsiasi manifestazione, ma a delle iniziative insomma che quantomeno hanno un minimo di storia e un minimo di valenza. Non dovrei essere io a dirlo chiaramente, però. E si pregia poi di una serie di altri patrocini dalla Camera dei Deputati, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Puglia, Università, Provincia, Comune di Lecce, quindi altri comuni, le diocesi e così via. E perché? Perché non per metterci il logo per dire quanto siamo bravi, ma perché riteniamo che tutti i temi che poi vengono affrontati nell'ambito di questa manifestazione, così come anche nelle edizioni precedenti, intendono essere iniziative che coinvolgono tutti quei soggetti istituzionali, sociali, economici e quindi in questo caso anche per esempio l'Alto Popolare Pugliese, che quest'anno ricorrono i 130 anni della sua fondazione, nata però come Banca Popolare di Parabita nel 1888, e ci sarà un convegno apposito martedì prossimo, come da progiorno che potete ritirare qui sui tavoli. Quindi su questo tema, ritorno, di paesaggio, economia e bellezza, riteniamo che tutti i soggetti si devono sentire coinvolti, perché il paesaggio urbano, piuttosto che quello rurale o naturale, anche se di naturale diciamo ci è rimasto poco, ma comunque è il territorio che viviamo, dove svolgiamo le attività anche economiche, che però non devono necessariamente, anzi assolutamente, stravolgere l'identità di questo paesaggio che nel corso dei secoli si è caratterizzato e assunto una sua identità, per cui lo possiamo rivendicare come paesaggio del Salento, altrimenti sarebbe un luogo, come purtroppo molti angoli nel nostro territorio sono diventati, dai centri commerciali alle stazioni di servizio e così via, e come magari anche vengono realizzate su certe opere pubbliche che non tengono conto delle specificità sia dei materiali, sia della tipologia, sia del contesto in cui si vanno a collocare. Quindi la bellezza è anche un altro dei termini che spesso è oggetto degli argomenti di questo programma, e ci auguriamo insomma che questa edizione, che magari non sia l'ultima, perché dico questo? Perché va avanti in economia, senza un solo dubbio. No, assolutamente. No, ma non era, era perché non assolutamente. Perché alle volte magari ci stanno anche le risorse, non è che non ci stanno. Però o uno si organizza per accedere alle risorse e diventa un, tra virgolette, mestierante per utilizzare le risorse pubbliche, piuttosto che fa il volontario e magari sta sul fronte a cercare di seguire i problemi invece di intercettare i finanziamenti. E questo purtroppo ci rende la vita difficile. La parola all'assessore Angeli. Detta così non per dire male, però. No, scusate, per chi non mi conosce io sono sempre un po' impertinente, quindi non. Ma vi ringrazio di essere qui, ringrazio Italia Nostra, sono più di 60 anni che Italia Nostra esiste in questo paese e sono 60 anni di battaglie,
spesso è stata, come spesso le sovrintendenze, vista come quelli che vogliono bloccare le trasformazioni dei processi. Invece io posso dire per fortuna che ci sono. Io non sono leccese, si sente dall'accento, e quando mi è arrivato questo menabocco, ho provato a chiedergli, prima ancora di aprirlo, cosa significava la casa fuori. Perché uno pensa, ci sono la corte, a parte che a Venezia, da dove io vengo, più o meno, quinto Venezia, esiste la corte. La corte è il campiello piccolo, perché c'è il campo, c'è il campiello, poi c'è la corte. In qualche modo corrisponde a quest'idea, no? Di luoghi molto più piccoli dove si affacciano differenti case. Ma la casa corte, mi sono chiesta se erano le case quelle a quali siamo abituati nell'area mediterranea, no? Quindi le case romane, le case arabe, le case egiziane. E ho capito in cosa c'è la differenza. Tra l'altro, andando su internet, se voi mettete casa corte, esce casa corte salentina. Quindi ormai è diventato un modo, no? Si definisce, che probabilmente si dovrebbero trovare anche dagli altri luoghi d'Italia delle case corte, no? Ed è curioso questo fatto che probabilmente tanti anni di questa pubblicazione, di lavoro che avete fatto, come prima la casa corte, per definizione la casa corte salute, e questo è abbastanza interessante. Anche a me ha colpito quello che è stato sottolineato un po' all'inizio degli interventi, il tema della socialità. Allora io vedo che cosa da dire, non è che sono del tutto d'accordo su alcuni ragionamenti. La scorsa settimana ero a Matrice, ho partecipato al Padiglione Italia per questo progetto Arcipelago Italia, e la riflessione che viene fatta in questo momento è sul futuro dei centri minori. Ma questo è il grande tema, che non è la salvaguardia della casa corte o la salvaguardia del solo, no, di alcuni luoghi che sono archetipici rispetto a quel territorio, ma è che questi centri minori, che poi sono l'ossatura delle case, avevano una loro funzione. Avevano una funzione, in questo caso, no, il posto dove abitavano i braccianti, avevano i servizi, no, necessari per vivere in quel luogo. Però oggi questi luoghi non hanno solo perso i giovani perché non c'è la possibilità di lavorarci, ma stanno progressivamente perdendo quelli che sono i servizi. Quindi se tu cominci a non avere più la farmacia, il medico, l'ospedale, la scuola, questi posti diventano posti che perdono completamente il lavoro, come la parola identità mi piace e non mi piace. Erano la loro funzione, non sono più dei luoghi, diventano qualcosa. E questo è un tema sul quale, secondo me, anche nel Salento, dove pensate di non vivere questa situazione, perché con la scusa che c'è tutto questo turismo con il quale le carci baffi, io vorrei vedere quando tutti i ricchi che si sono comprati le masserie che prima erano in Costa Smeralda, adesso vengono qui e tra un po' andranno da un'altra parte, che cosa lasciano. Allora, anche è vero che tutte queste case che diventano B&B sono interessanti, ma di nuovo io vi dico che siccome vengo da Venezia, ogni B&B che si apre, ogni pezzettino che si apre vicino, è una scala che perde un pezzo di vita. Perché quando nella scala quelli che abitano sono tutti gli stessi che si conoscono da un pezzo, se arriva un bed and breakfast, gli stessi si salutano in maniera diversa, non lasciano più le chiavi, non hanno più quel rapporto, ma si crea. E questo secondo me è l'abilità nostra, che oggi
Allora, è vero che del turismo abbiamo bisogno, però io credo che Italia nostra, tutti insieme, la vera battaglia è ragionare su che tipo di turismo, come questo turismo. Non pensate che la casa a Corte si salva perché ci va il B&B, perché se quel paese diventa tutto di B&B, la casa a Corte con la sua funzione salvaguarderai quello che è il ballatoio, come si chiama? Mignano. Il ballatoio, salverai quelli che sono i depori, ma perde questa sua dimensione sociale. Questo è il vero problema, di quello che a me preoccupa, no? Prima tu dicevi una cosa, parlando in un luogo di Eugenio, credo che Eugenio abbia solo avuto, come dire, la capacità di inventarsi un luogo, un nome che ci fa capire che cosa intendiamo, un'espressione, ma io credo che non esistano i non luoghi. E anzi, centri commerciali sono a voglia luoghi, e come le stazioni che lui definiva, no, non luoghi, sono dei luoghi pazzeschi. Allora c'è un fenomeno molto strano che proprio abbiamo analizzato per via di Arcipelago Italia, che è la Basentana. Scusatemi se io mi vago, ma credo che poi in realtà sono temi che si fili, no, che si riproducono. Allora, la Basentana è la strada che voi conoscete, che è lungo il Basento. Siamo nella vicina Basilicata. Allora, sopra la Basentana ci sono tutti questi territori che stanno perdendo, che stanno perdendo abitanti, perché quando tu cominci a non avere più i trasporti, a non avere più i collegamenti, tutto quello che dicevamo prima, si spopolano. Sapete le famose aree di servizio? Tanto è vero che hanno avuto quelli di Matera 2019 un'idea geniale di studiare e lavorare sulle aree di servizio. Sono stati definiti nuovi caravanserragli. Perché, siccome è difficile dare appuntamento al medico, al notaio, all'avvocato, l'avvocato ti dà appuntamento giù nella stazione Agip, che si stanno tutte trasformando, perché si stanno ingrandendo, come c'è nel ristorante, il panino, perché diventano come dei piccoli luoghi di incontro. Tanto è vero che per queste stazioni della Basentana noi abbiamo proposto che diventino quei centri socio-culturali, eccetera, che possono in qualche modo, no, alimentare quelli che sono. Ritorniamo alle nostre... Quindi ogni territorio ha una sua tipologia, no? Territorio diverso, un conto si sta più in cima, un conto si sta nel salotto. Però, ad esempio, i paesi della Grecia, rispetto ad altri, hanno questo investimento che c'è ancora sulla lingua, che in qualche modo, no, c'è un tentativo di... sui legumi, sono riusciti a creare una sorta di economia. Ed è forse la parte di territorio che più ricordiamo quando veniamo in Italia, perché hanno fatto proprio questa operazione, che è un'operazione di non perdere, no? Perché sono quella è la cosa natura, la sua storia, la cosa d'origine, no? Se vi capita, scusate, un treccio in testo, c'è un bellissimo video che sta girando sulla parola immigrati, che è il termine che viene dalla Grecia e magari quello l'altro. Quindi per concludere, come recuperare, ho una voce bassa, come recuperare quest'idea dello spazio sociale, perché forse è la cosa della quale abbiamo oggi, io su questo chiudo, più bisogno. Perché se io con l'iPad posso connettermi a tutto il mondo, lo stare insieme e il fare delle cose insieme, non c'è nulla che può essere sostituito, non c'è il padre, non c'è... Allora abbiamo bisogno di questi luoghi, dei luoghi in cui incontrarci, in cui stare insieme, in cui fare delle cose insieme. Quell'economia non c'è più, quindi non possiamo più pensare che l'aria è il posto dove ti ritrovavi a festeggiare perché avevi battuto il grano. Però bisogna inventarci da questi spazi un po' interstiziali, che sono i più interessanti, delle funzioni che non siano, mi spiace, per solo il bed and breakfast.
Beh, l'intervento dell'assessore Angeli non ha fatto altro che richiamare la frase di questa nostra manifestazione per la rinascita dei ruoli, e questo un po' è uno degli obiettivi, insomma, della nostra, perché evidentemente non ho parlato del libro, ma se i luoghi rinascono, evidentemente rinascono anche in termini culturali e non in termini prettamente economici, anzi finanziari, direi, perché se fossero economici già è meglio, perché l'economia dovrebbe essere riscoperta e non confusa con la finanza, come spesso avviene. Se posso dire, sì. È la cultura che non va confusa con l'economia. Certo. Con la finanza. Perché tutti si vede finanza adesso, no, i mercati eccetera, ma proprio dare a ogni luogo un valore economico è devastante, anche perché ormai per fortuna dalle altre parti si sta ragionando sul fatto che cultura è benessere, cultura è welfare, no? Quindi probabilmente questa corte, se esistesse ancora questa corte, significa che le persone possono stare insieme, stare meglio significano meno fame, cioè significano meno solitudine, significano meno tante cose, no? Quindi io economia è come, io non ho le competenze per intervenire su questo, quindi voi avete una terra straordinaria che vi sta alimentando, molto faticosa, però è anche straordinariamente interessante, bello. Però quello che mi porto dietro sicuramente è della funzione, no, di questi luoghi, ed è questo che non dobbiamo sorprendere. Però voglio fare una domanda. Nelle case romane, nelle case mediterranee, lo spazio è quasi sempre ricalcolato. Perché qui è quasi sempre invece quadrato, no? Quadrato, quadrangolare, e mentre qui spesso è uno spazio, non ha mai una forma definita, no? Però è spesso uno spazio invece rettangolare. Questo è. Dalla corte classica, quella che io chiamo la casa della Grecia Salentina, ha questa particolarità, che sfrutta sempre il modulo di 9x36. La cellula si piazza al centro del lotto e lascia sul davanti un rettangolo. Quello che Vittorio Bondini diceva, il rettangolo di uso colorato di falso silenzio. Comunque le morti non sono solo di belli. Lei è anche stato ciò che conosce molto bene. Le corti di Tesici ci sono ancora del 500, sono integre ancora, per dire che noi abbiamo un centro storico favoloso, molto bello, ormai dalle norme internazionali. E le corti attualmente sono di dimensioni varie, sono in funzione e sono del 500, sono ancora vive, sono ancora in alcuni vengono vissute, in alcune, altre diverse ancora no, sono abbandonate. Però hanno dimensioni diverse, perché voglio dire, sono in funzione, è vero il fatto dei figli che hanno sempre avuto la casa lasciando per quello padre, però sono corpi di famiglie anche diverse. E quindi il problema adesso dove sta? Sta nel riunire quel tipo, perché sono proprietà diverse, quindi rimangono lì. Allora l'unico modo per poter far diventare un limite quello spazio, quel luogo, è solo attraverso attività di tipo. Ahimè, commerciale, va bene, però purtroppo altrimenti rimangono in bucerie abbandonate dove nessuno ci fa nulla e magari diventano anche fatiscenti che rendono poi l'intera tessuto urbano non abitabile. Quindi capisco io il discorso del BNB, però voglio dire dobbiamo tenere conto anche se vogliamo vivere quei luoghi che è necessario trovare una nuova destinazione, diversamente rischieremo che questi luoghi non avrebbero fare così come erano, diventerebbero fatiscenti, non utilizzare da parte di nessuno. E comunque il professore di una tradizione ebraica alla Cattumerea, questo ha acceso un nome ricorrente. Anche questo verbo. La parola sicuro stava per una comunità che doveva essere messa a sentirsi al sicuro. È chiaro che le sue riflessioni, ovviamente, un binario di inaccesso, però mi suscitano queste considerazioni. Io spero che lei un giorno possa fare le case a marciapiede,
che hanno sostituito le danze a corte. Per i nera. E casa con la grande? No, cioè, praticamente tutti questi luoghi noi abbiamo il marciapiede con l'ingresso delle case sul marciapiede. Se lei ricorda questo modo anche di stare fuori, seduti fuori, che sostituiva la corte, ma prendevano lo spazio che per il marciapiede, per strada. Quindi un giorno io spero che lei possa dedicarsi alle case al marciapiede. Volevo aggiungere il problema ricordato le sue origini geografiche con i docenti che arrivarono qui a Lecce negli anni 60, il professor Spano, con il quale gli ho fatto una tesina, perché lui arrivava qui, era sardo, e faceva fare le tesine su tutti i piccoli centri della Sardegna. E a me toccò la tesina su Orose. Forse io ho conosciuto la cosa al Paolo di Rosei per sapere la cosa quanti anni parlo del 62-63, poi chiaramente legami con il professor Spano, il professore Novelli, con quasi io ho lavorato per 20 anni. Comunque la casa corte, oltre alla funzione di vicinato dopo che sono andati via alcuni figli eccetera, aveva in comune, se non sbaglio, la docente ancora esiste, il pozzo o la cisterna. D'accordo? Quindi, oltre ad avere loro il regolo ambiente, il giardino, con i servizi, intendo il bagno, perché il bagno era sempre fuori, d'accordo, era fuori, dove c'era il pozzo nero, eccetera, al centro della corte c'era il pozzo comune oppure la cisterna, quindi la cisterna che era una raccolta delle acque umane che dovevano servire anche per gli animali che erano lì all'interno della stalla. Quindi questa tipologia io l'ho vista ancora a Martano, l'ho vista a Carmera, del pozzo. Il pozzo che era il pozzo collegato con l'acqua, con la falca freatica della zona. Volevo dire soltanto questo e spero che il professore Costantini continui ancora. Come casa qua c'è piatto. Ma ne sa se non ha capito. Non è stato il signore che ci ha indicato questa cospicenza della casa sul marciapiede. La cospicenza della casa sul marciapiede, penso che sia. Perché l'assessore non sa queste cose. Quando se ne andrà dal Salento, avrà queste immagini delle case. Lei lo dice perché lo spera. Perché scusi, io vado spesso dalle parti sue, conosco benissimo le mie venere e lei non è che è destinata a venire a Roma, peraltro io vivo a Roma e quindi il Salento per me è una... Se permette, volevo chiudere per dire il riferimento al Gran Piero e anche della presenza del posto. Però io volevo anche aggiungere il discorso delle corti al marciapiede, che sono la conseguenza di quella bruttura, esatto. La chiamo bruttura dei giovani, dico il giovane della che sei andato. Parliamo male degli assenti. No, siamo contro su tutto chi conosce. Lui vuole la fusione tra
acquatica e presidio. Vabbè. Poi è Italia Nostra, Italia Nostra ci dovrebbe interessare. Ma andiamo a vedere che cosa è importante. Allora io volevo aggiungere un argomento, diciamo, che è sono la conseguenza di quella bruttura che sta accadendo in tutti i centri, compresa della sostituzione dei basolati con quella volgare pietra di acera, d'accordo, che chiaramente viene messa in quel banco non come basoli, ma viene messa con lo spessore sottile. Quando passano le macchine, essendo ci sono le norme, il sabbione, ma il cemento, c'è un rullare di tamburi, d'accordo, ci rompono e andiamo sempre a sostituirle. E andiamo sempre, quindi bisognerebbe vietare d'accordo, la sostituzione degli antichi basoli, che sono 600 e 700. Quindi, con questo appello. Incontro qui a Lecce del programma di identità salentina, io vi ringrazio della presenza, però vi invito anche a partecipare agli altri appuntamenti che ancora ci saranno, a partire da sabato prossimo, che dove a Parabbe del convento dei domenicani gli studenti dell'Ateneo di Belle Arti faranno delle performance creative con materiali biocompatibili per realizzare delle opere d'arte in maniera, diciamo, un po' in progress, come si dice.